siamo a Monte Cassiano, un piccolo centro in provincia di Macerata, dove anche quest'anno è stata organizzata la Sagra dei Sughitti, una polenta dolce, una specialità locale tipica del periodo della vendemmia. Dal 30 settembre al 2 ottobre in questo suggestivo borgo si è arrivati alla 47esima edizione della Sagra, promossa dal Comune di Monte Cassiano in collaborazione con la locale Proloco. Da quest'anno è anche tappa del Grand Tour delle Marche, quale eccellente occasione per un'immersione golosa nelle tradizioni e nella storia locale. Sindaco, questo è un angolo identitario e caratteristico dei Monte Cassiano, della sua piazza, lo diventa in questo periodo ancora di più perché portate in piazza una tradizione. Eh sì, nel luogo della vita pulsante del centro storico, nella piazza principale, con alle spalle il Palazzo dei Priori e il Palazzo Compagnucci, rievochiamo questo dolce tipico montecassianese che sono i sughitti, un recupero della tradizione di una manifestazione che abbiamo molto rilanciato in questi anni, ci ricorda anche le nostre origini, quella tradizione contadina che abbiamo spesso dimenticato e che invece sulle cui spalle abbiamo costruito poi un futuro di ricchezza e di prosperità. Forse oggi in questo momento di difficoltà dovremmo ripensare a quei valori che fondavano quella civiltà e su di essi insomma provare a ripartire in un momento particolarmente difficile. Siamo molto contenti per vedere tutta questa grande partecipazione, tantissime persone che riempiono il borgo, il lavoro straordinario come ogni anno da parte della Proloco, dell'associazione di volontariato e dei dipendenti comunali che hanno aiutato negli allestimenti, insomma una grande soddisfazione. C'è una volontà dell'amministrazione di andare proprio a valorizzare e investire su questo? Sì, perché è evidente che, come dire, migliorare l'immagine del territorio aiuta anche a portare turisti, visitatori, a far conoscere il nostro territorio, le imprese che lavorano e investono nel nostro territorio, quindi sicuramente c'è un ritorno d'immagine ma anche un ritorno economico. Ogni anno facciamo tante iniziative, tanti eventi e Monte Cassiano in questi anni da questo punto di vista è molto cresciuta, quindi andiamo fieri, siamo orgogliosi di questo lavoro che abbiamo fatto. Ricco di proposte il programma di domenica con la fiera d'autunno tra artigianato, bistica e prodotti tipici è stato molto apprezzato, con il centro preso letteralmente d'assalto. Ilaria Matteucci, assessora alla cultura del comune di Monte Cassiano, che dedica ben 3 giorni alla Sagra dei Sughitti, perché si parte da un piatto tradizionale ma poi attorno ci si costruisce un grande programma. Esatto, sì, 3 giorni ricchi non solo di sughitti ma di spettacoli, di musica folcloristica, tradizioni, c'è una mostra fotografica che è stata allestita con le foto delle varie annate della festa. Quest'anno poi abbiamo avuto anche il piacere di avere qui l'Accademia di Tipicità in collaborazione con Scienze Gastronomiche Unicam. La festa continua oggi con carri allegorici, gruppi folcloristici della zona e tante persone che vengono ad assaggiare il nostro dolce tipico. Si assaggia, si degusta, però appunto ci sono tanti momenti in un borgo straordinario, sempre di una bellezza molto affascinante, soprattutto per chi non è del posto. È bello scoprire non solo i monumenti ma anche i vari vicoli che per l'occasione sono stati addobbati dal CIF di Monte Cassiano, e quindi vengono valorizzati tutti gli angoli del paese. In ogni punto c'è uno spettacolo, si può assaggiare il gelato che è la novità di quest'anno, e quindi ecco, ci sono tantissime cose in tutti i vari angoli del paese, quindi c'è modo di visitarlo tutto. E poi c'è questa ritrovata voglia di stare insieme che avevamo messo necessariamente in discussione nel recente passato e che invece ritroviamo in queste occasioni. Con la Sagra torna anche appunto la voglia di stare insieme, quindi di passare giornate in allegria come si faceva prima del Covid, e quindi ecco, le persone, è bello vedere tutte queste persone che girano contente di conversare, di divertirsi anche insieme a noi e insieme alla Proloco che ha organizzato tutto questo.
Anche quest'anno abbiamo avuto, come negli ultimi anni, diciamo lasciando un po' stare gli anni del Covid, abbiamo avuto tantissima gente. È una sagra che negli ultimi 6-7 anni è stata ricostruita, diciamo, possiamo dire ristrutturata, ed è cresciuta in maniera proprio esponenziale. Tanti eventi, tanta gente, e non solo gente della zona ma anche tanti turisti, ci sono arrivati tante persone con i camper, quindi da fuori regione, e abbiamo anche trovato il modo di sponsorizzarla in maniera ancora più forte per arrivare a, non solo nelle Marche, fuori provincia, ma anche per arrivare fuori regione. E, i Sughitti, come tutti gli anni, è la conclusione degna di della nostra stagione turistica. Quest'anno una stagione turistica che è iniziata molto presto con le domeniche, con la Domenica del Fai, che aveva avuto un enorme successo, e la concludiamo in questa maniera bellissima, legandoci alla tradizione. Nel mezzo abbiamo avuto una stagione ricchissima di turisti, tanta gente da dopo Pasqua, è stato un susseguirsi continuo. Abbiamo visto tanti ragazzi o bambini a girarsi per la città in cerca di qualcosa. Che succede? Eh sì, abbiamo trovato questa maniera di far scoprire in maniera allegra le bellezze del borgo. In realtà non solo questo è un evento di Montecassiano, ma è un evento nazionale. Infatti oggi la coincidenza vuole che, essendo borgo certificato bandiera arancione Touring Club, oggi ci sia la festa nazionale delle bandiere arancioni, che viene festeggiata con la caccia al tesoro che si svolge in ogni borgo, e noi abbiamo avuto un'enorme affluenza, più di 120-130 persone, e quindi sono arrivati continuamente questi gruppi, famiglie, gruppi da soli, tanti bambini, e si tratta di raccogliere alcuni bollini che riempiono una mappa del tesoro. Qual è il tesoro? Il tesoro è giustamente non solo delle brochure, ma naturalmente i Sughitti, non poteva essere altrimenti. E anche noi non potevamo che chiudere questo nostro racconto con la ricetta dei Sughitti. I Sughitti sono un piatto tradizionale a Montecassiano, fatti con ingredienti molto semplici del periodo autunnale, mosto di uva bianca, farina di gran turco e noci precedentemente sgusciate. Per quanto riguarda il procedimento, anche questo è molto semplice: il mosto dell'uva appena pigiata viene messo a bollire, filtrato e successivamente rimesso sul fuoco in bollitura, aggiunta a pioggia, sempre mescolando la farina di gran turco e quasi a fine cottura le noci a pezzetti. Più noci ci sono, più il piatto è buono. E per le quantità non posso svelare prima di tutto la ricetta ufficiale della Proloco, ma nemmeno è possibile, perché poi dipende da come le persone amano la consistenza del piatto e il grado zuccherino del mosto. Un errore da non compiere oppure un piccolo segreto? L'errore da non compiere è non usare strumenti in metallo, quindi il semplice cucchiaio di legno per girare il mosto, perché il metallo tende ad ossidare il mosto, appunto, e quindi il colore verrebbe più scuro e nella cottura addirittura diventerebbe anche nocivo per la salute. Come si chiede agli chef, difficoltà? Media, bisogna fare attenzione ai grumi, quindi la farina a pioggia è il segreto per avere una buona polenta dolce.